aspettativa. Aspettati qualcosa di straordinario. Vogliamo celebrare il nostro Signore perché abbiamo un Dio fedele, grande, potente. Amen. Thank you.
voce seguirò. Io credo in te, ho fede in te. Vedremo Dio qui manifestarsi in mezzo a noi. Amen. Thank you.
fame di te, Signore. Noi crediamo, Padre, che tu sei qui per operare stamattina. Il nostro cuore è aperto, il nostro cuore è predisposto, Signore. Grazie per la tua presenza, Signore. Sono della voce tua, io vedo già, io vedo già, vedo già cadere che si spezzano. Sento il suono della voce tua, questo lo...
presenza di Dio. Can we put up our hands in the presence of the Lord? Questo luogo è pieno di te, Signore. Your presence is in this place, Jesus. Noi ti onoriamo, ti magnifichiamo. Chiesa, siete con me. Tu sei sovrano qui, Gesù. Noi dichiariamo, Gesù Cristo, tu sei il Signore della gloria. Tu sei risorto dai morti. Tu sei asceso al cielo. Il tuo spirito è in mezzo a noi. Holy Spirit, you are welcome in this place. Tu regni qui. Riempi questo luogo. Riempi questo luogo. Diamo un applauso di lode a Dio stamattina. Diamo un grido di giubilo. Gloria! A tal proposito, c'è stato un ragazzo che è stato qui con noi per 2 mesi, ha servito fedelmente, la sua vita credo sia stata cambiata e oggi ci saluterà, ritornerà in Sicilia, ma io spero per poco tempo. E se vogliamo ascoltarlo, vogliamo accogliere Emanuele con un forte applauso. Dai! Bello. Dici che cosa hanno significato per te questi 2 mesi in Equippers? Io ringrazio semplicemente, in questo momento mi viene solo da dire grazie per questa chiesa, grazie per l'opportunità e grazie per l'onore che mi date, che dal primo giorno in cui sono stato in questa chiesa a sedermi davanti, grazie a Giovanni che mi ha dato il posto, e sono quelle piccole cose che magari qualcuno come me vede e riesce a capire un po' quello che state impiantando come cultura di regno, quindi per me è grande, questa chiesa è forte. Ah, e il fatto di decidere, e il fatto che mia madre abbia deciso di portarmi qui per 2 mesi, stando in Sicilia, grazie, è diverso, cioè nel senso io mi ritrovavo là nella mia chiesa, nella mia realtà, però non vivevo questa realtà, una realtà diversa da quello che le mie aspettative erano all'inizio. E io ringrazio Dio per quell'opportunità, ringrazio a Dio perché so che in questo tempo ha cambiato e ricordato quello che Lui ha messo dentro di me, e rivedere queste cose realizzate già mi emoziona tantissimo. Quanti anni hai, Emanuele? 21. 21 anni. Lui mi ha detto, posso dire qualcosa in più? Mi ha detto che prima di venire qua 2 mesi fa si sentiva come se aveva un po' smarrito quello che era il senso della chiamata di Dio sulla sua vita, quello che era il destino, la chiamata, il proponimento che lui aveva sempre sognato con Dio da bambino. E sua mamma gli ha detto: Emanuele, perché non vai a spendere un paio di mesi ad Equippers? Quanti sono grati a Dio per le mamme che pregano? E lui è venuto qui e qualche cosa si è riacceso nel cuore, vero Emanuele? Sì. Dai, dici qualcosa, che sei forte. Io ringrazio in questo momento mia madre perché lei ha creduto prima di tutto. Nel momento in cui io ho smesso di credere così forte, lei ha creduto più di me e ha deciso di portarmi, di lasciarmi. Perché a volte per una madre magari è difficile lasciare il proprio figlio,
ma lasciarlo in buone mani con persone che veramente credono e credono in questa generazione è una cosa allucinante, è una cosa che io vedo nei bambini di qui, perché c'è la cultura, il DNA dentro di loro, e questo c'è qualcosa di forte dentro di me che non riesce a esprimere quello che sto vedendo, che ho vissuto, quello che ho vissuto in 2 mesi forse non l'ho vissuto in questi 4 anni di fede con Dio, e quindi è tantissimo per me. Io ringrazio per l'opportunità, per vedere come servo in questa chiesa, perché il servizio in questa chiesa è il top. Io ringrazio a tutti i leader e tutte le persone responsabili che hanno e mi hanno aiutato, da Diego, Romina, il pastore Enzo, tutte le persone le ricordo uno a uno, perché io ho visto e loro mi hanno accolto nel proprio team. Quindi questo, ringrazio veramente tanto. Vogliamo stendere le nostre mani, vogliamo pregare per questo giovane. Grazie papà, grazie papà. Come chiesa noi ti benediciamo, come chiesa noi rilasciamo l'unzione di Dio sulla tua vita, l'approvazione del cielo, e noi dichiariamo che come te Dio farà sorgere un esercito di giovani. Dio ti moltiplicherà, Dio ti benedirà, tu tornerai non come sei venuto ma come una freccia infuocata, che dovunque tu andrai tu porterai il fuoco del Vangelo. Io dichiaro sulla tua vita un equipaggiamento dal cielo per entrare nel tuo destino e diventare tutto ciò che Dio ti chiama a diventare. Giovane, tu sei un prode, giovane, tu farai la differenza dovunque andrai. Giovane, noi crediamo in te e noi dichiariamo che questo seme che Dio ha sigillato nel tuo cuore non sarà rubato, ma sarà protetto, germoglierà, crescerà nel potente nome di Gesù. Wow! Non è meraviglioso tutto questo? 21 anni. E tuo figlio potrebbe essere il prossimo. Amen, tua figlia potrebbe essere il prossimo. Ma ora non vogliamo prendere altro tempo. Intanto voglio onorare, c'è un pastore dalla Francia. God bless you, pastor. Voglio onorare tu, se ci sono altri pastori qui, tutte le persone che sono in visita. Ma non vogliamo prendere altro tempo, perché abbiamo oggi in mezzo a noi un amico, un fratello maggiore, ma soprattutto un uomo di Dio straordinario, un uomo di visione, un uomo che è giovane ma non poi così giovane, che Dio sta usando per portare una visione a livello mondiale. Pensate che le chiese Equippers sono oltre 40 in tutto il mondo, nate da zero, non è meraviglioso? E parlando in questi giorni che siamo stati insieme, il pastore Sam mi ha detto: il prossimo anno ne voglio aprire almeno altre 20. Sai, per alcuni è già un miracolo credere in Dio per 20 nuovi credenti, ma è un nuovo livello di fede credere per 20 nuove chiese. Noi crediamo che la Chiesa sia la speranza della nostra società, che ogni nazione di ogni colore abbia bisogno di conoscere un Gesù di grazia, come anche attraverso la chiesa locale, dove i nostri figli possano scoprire la loro chiamata e il loro destino. Tutto questo è racchiuso nella chiamata, nel destino, nell'unzione che Dio ha depositato sopra il pastore Sam, che è il supervisore di tutte le chiese Equippers nel mondo, e oggi ce l'abbiamo qui in mezzo a noi. Ci vogliamo alzare in piedi, lo vogliamo accogliere con un forte applauso, il pastore Sam Monk da Equippers Oakland. Good morning. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Stay standing just for a moment. Mentre siete ancora in piedi, per favore, restiamo in piedi. I see all the good-looking people came to church this morning. Vedo che tutte le persone di bell'aspetto oggi sono venute in chiesa. Who's standing next to somebody good-looking? Chi di voi è vicino a una persona molto bella? If you are, lift your hand. Se tu ne hai una vicino a te bella, alza la mano.
And then just check if the person next to you has lifted their hand. Controlla se quello vicino a te ha alzato la mano, per favore. If they haven't, say, get your hand up. Se non l'ha alzata, digli, oh, alza sta mano. How many have been enjoying the sun, the summer? Che bello l'estate, che bello il sole. Man, it's beautiful here. Che bel paese che avete qui in Italia. I've come from winter. Io sto venendo dall'inverno. That's why I'm so pasty right now. Ecco perché sono bianco come un fantasma. But we want to send greetings from New Zealand. Ma vi porto I saluti dalla Nuova Zelanda. And you got a church family back there that loves you. C'è una chiesa all'altro lato del mondo che vi ama. And is so proud of what God's doing in this place. Ed è così orgogliosa di quello che Dio sta facendo qua. They love your pastors. Amiamo I vostri pastori. In fact, Pastor Francesco preached in our services in July. Il mese scorso il pastore Francesco ha predicato proprio da noi nella nostra chiesa. And we were blessed by his ministry. E siamo stati molto benedetti dal suo ministero. How many reckon you got awesome pastors in this place? Quanti si sono accorti che avete un pastore gagliardo? Come on, let's give him a poor Tania, Francesco. Pastor Mario. Pastore Mario. Looking younger every time I see him. Pastore Mario, ogni volta che vengo mi sembri più giovane. And Andreas and Pastor Andrea. Enzo. Enzo e tutta la leadership. Great to have a full band as well. Che bello avere una band così numerosa. Last time I think it was just Enzo on the keyboard. L'altra volta c'era il povero Enzo da solo col piano. The church is growing. La chiesa cresce. God's moving. Right now it's about 9:45 at night on a Sunday in New Zealand. In questo momento in Nuova Zelanda sono le 9:50 di sera. So they've had their Sunday services back home. E quindi hanno avuto già le riunioni in chiesa da me. I'm getting reports of people saved, baptized. E mi stanno arrivando SMS di persone salvate, persone battezzate. Healings. Guarigioni. It's already happened in New Zealand. È già successo di domenica, questa domenica in Nuova Zelanda. So I am somebody from your future. Quindi in realtà io sono venuto dal vostro futuro. And I'm here to tell you today is going to be a great day. E sono qui per dirvi oggi sarà un grande giorno. So if you believe that, how about just lifting your hands right where you are? Se lo credi, perché non alzi le tue mani con me stamattina? Because as we've sung, the Holy Spirit is in this place. Chiediamo allo Spirito Santo che è già qui. And He wants to meet you right where you're at. Di incontrarci lì dove siamo. He knows every concern, need, desire. Lui conosce ogni desiderio, bisogno. And this morning you can come to Him. E lui stamattina è qui. And you can cast your cares upon him. E tu puoi gettare ogni peso su di lui. Knowing that he cares for you. Sapendo che lui si prende cura di te. That he has amazing things for you. Che lui ha grandi cose per te. And right now where you need healing. E in questo momento. He's your healer. Se hai bisogno di guarigione, lui è il tuo guaritore. Right now you might need a financial miracle. Se tu hai bisogno di un miracolo economico, he's our provider. Lui è colui che provvede per te. Maybe right now you're just under something. Forse stai affrontando una situazione in questo tempo. There's an unrest in your heart. E stai vivendo come senza riposo. You can know God's your comforter. Ma Dio è il Dio di ogni conforto. So Holy Spirit, we give you permission. Quindi Spirito Santo ti diamo il benvenuto to do everything that you want to do in this place. Per fare ogni cosa che vuoi fare in questo luogo. Come move. Vieni, muoviti. Touch lives. Tocca I cuori. Change lives. Cambia le nostre vite. Let today be a pivotal day. Fa che oggi sia un giorno chiave. That's going to cause us to enter the next season that you have for us. Affinché noi entriamo nella prossima stagione che tu I hai per noi. Thank you God for what you're doing in Equippers Roma. Ti ringrazio Signore per il sogno di una chiesa Equippers a Roma. Thank you for the testimonies of breakthrough. Grazie per le testimonianze dopo testimonianze di vittoria. I thank you God for the growth. Grazie per la crescita. But we declare the best is yet ahead. Ma noi dichiariamo che il meglio è davanti a noi. Come do more by your spirit. Fai di più Spirito Santo. Fill us again. Riempici di nuovo.
We love you in this place. Ti amiamo qui. We honor you. Ti onoriamo. And we bless your name. E benediciamo il tuo nome. Come on, if you love Jesus. Se ami Gesù stamattina. How about giving God a big clap of praise? Dai un applauso di lode a Dio. Amen. Whoa. Amen. Well, how about giving five people a high five before you take your seat? Prima di accomodarti, batti il 5, almeno 5 persone e poi prendi posto. Well, I understand a lot of people are coming home from summer break. So che le persone stanno rientrando dal loro break estivo, le vacanze estive. And a whole new season is about to begin. E sappiamo che una nuova stagione sta per iniziare. How many had a good holiday? Quanti hanno avuto una bella vacanza? And how many are looking forward to the rest of the year? E quanti non vedono l'ora che si rinizia a fare sul serio quest'anno? I want to declare over your rest of the year. Voglio dichiarare nei mesi davanti a voi. It's going to be a season of breakthrough. Che saranno mesi e una stagione di vittoria dopo vittoria. The things that you haven't seen yet this year that you believe for at the beginning of the year. Quello che ancora non avete visto ma che Dio vi ha promesso. Are about to come to pass. Io voglio dichiarare che succederà in questi mesi. We're all together in one space. Siamo tutti in un unico luogo. But all, I hear already we've got three locations. Ma ho già sentito che ci stiamo incontrando qui a Roma in tre posti diversi. I'm believing that there's going to be growth in those locations. Io credo che ogni location crescerà. That young and old are going to work together. Io credo che giovani e meno giovani serviranno Dio insieme. That we're going to see a harvest of salvation. Noi vedremo un raccolto di salvezze. That we're going to bring people into an environment. E noi porteremo e creeremo luoghi. Where they experience God. Dove le persone sperimenteranno Dio. It's a breakthrough season in Jesus' name. È una stagione di vittoria. But how many know anything that has a breakthrough attached to it? Ma quanti di voi sanno che ogni vittoria often starts looking like problems? È sempre preceduta da una battaglia. In fact, God spoke to me at the beginning of the year from a verse in 1 Corinthians chapter 6, verse 9. All'inizio dell'anno Dio mi ha parlato da 1 Corinzi 6, 16 dal verso 9. It says there's a great opportunity here, a wide open door. Che parla di una porta aperta, una larga porta aperta. For a great work here. Per una grande opera. Even though many oppose me. Anche se molti mi si oppongono. I believe right now we're living in a season of wide open doors. Io credo che noi stiamo vivendo in una stagione di porte larghe aperte. A season of opportunity. Una stagione di opportunità. A season of possibility. Una stagione di possibilità. How many know anything's possible to those who believe? E quanti sanno che tutto è possibile a chi crede? And God's the God of the wide open door. Dio è il Dio delle porte larghe aperte. And there's a wide open door for a great work here. E Dio dice che la porta larga è aperta per una grande opera. Not an average work or a mediocre work. Non un lavoro così così, non mediocre. But a great work. Ma un grande lavoro. I believe Italy hasn't seen a church like this church. Io credo che in Italia ancora non si sia vista la chiesa che Dio ha in mente. Come on, I want to prophesy that this church is going to lead the way. Io voglio profetizzare che questa chiesa mostrerà qualcosa di nuovo in Italia. For a revival to take place. Un risveglio che Dio vuole mandare per l'Italia. Not just in this city. Non solo in questa città. But right through this nation. Ma in tutta la nazione. Come on, if you believe that, give God a clap of praise. Se lo credi insieme a me, dà un applauso di lode al Signore. For a great work. Un grande lavoro. But then he says, even though many oppose me. E poi dice anche se molti mi si oppongono. See, what you got to understand is any great work. Dobbiamo capire che ogni grande lavoro will face opposition. Avrà sempre a che fare con grande opposizione.
The person who said give your heart to Jesus and all your problems will go away. Se qualcuno ti ha detto se dai il cuore a Gesù tutto andrà per sempre bene. Is a liar. Ti ha detto una bugia. You know how many know walking the walk of faith? Quanti sanno che camminare il cammino di fede is going to mean that you're going to face walls, you're going to face challenges. Significherà che dovrai camminare su serpenti e scorpioni, abbattere muri. Pressure and problems are inevitable in life. Pressioni e problemi sono inevitabili nella vita. And you and I all face different pressures. E io e te sempre affronteremo pressioni e problemi. Whether it be relational pressure, a volte è pressione nelle relazioni. Financial pressure. A volte siamo sotto pressione economicamente. Maybe you got pressure on at work right now. A volte pressione sul posto di lavoro. Maybe you got high blood pressure. A volte hai la pressione del sangue alta. We all have pressure. Tutti noi viviamo da qualche parte sotto pressione. And how we respond to pressure, ma come rispondiamo alla pressione? Often determines, quello determinerà whether we experience a normal work, se vivremo come Dio ha voluto, cioè ha inteso la nostra vita, or a great work. E faremo quindi una grande opera o sarà un'opera nostra mediocre. I want to suggest to you today that we all need pressure. Voglio dirti una cosa importante. Tutti noi abbiamo bisogno di essere sotto pressione. Many of us are trying to escape from pressure. Molti di noi vorrebbero evitare le pressioni della vita. But I want to suggest to you that pressure can be a blessing. Ma voglio dirti che la pressione, essere sotto pressione, potrebbe essere la più grande benedizione. How many know if you don't have the right pressure in your tires, in your car? Ad esempio, quanti di voi sanno che se la pressione delle gomme della tua auto non è corretta, your car is not gonna drive properly. La tua macchina non potrà andare nel modo più giusto. In fact, you're gonna use more petrol, e quindi avrai bisogno di molta più benzina. Because you haven't got the right amount of pressure. Se le gomme sono sgonfie. If you've ever tried to ride a bicycle with no pressure in its tires. Vi è mai capitato di pedalare su una bicicletta con le ruote sgonfie? How many know that's hard work? Sapete che è duro pedalare con le ruote sgonfie. And so we need the right amount of pressure. C'è bisogno della giusta pressione nei copertoni. So not only do we need pressure. Quindi non solo abbiamo bisogno di pressione. What I want to suggest to you today is, quello che ti voglio dire oggi è, whatever pressure you're up against, qualunque pressione tu stai affrontando, you can handle it. Tu hai la forza di farcela. If you've got God living in you, tu hai un Dio meraviglioso con te. Nothing on the outside, e se lui è in te, niente dall'esterno can stand against you. Potrà vincerti. See, it's only under pressure we discover who we really are. È solo sotto pressione che noi davvero scopriamo chi siamo. Yeah, when you squeeze a lemon, ad esempio quando si spreme un limone, you get lemon juice. Otteniamo succo di limone. Squeeze an orange, you get orange juice. Se spremiamo un arancio, abbiamo succo d'arancia. Squeeze a pimple. What is that? You know, like a pimple on your skin. Ah, quando spremi un brufolo, you get that yucky stuff. Sapete quello che esce fuori, vero? Alleluia. Squeeze a man of God. Poi strizzi un uomo di Dio. What comes out of him? Che cosa esce? See, it's only under pressure. È solo sotto pressione. We discover who we are. Che noi scopriamo cosa esce da noi. In fact, James understood this. Giacomo lo ha capito. He said, when it comes to pressure, he said, consider it a gift. E dice, quando siete sotto pressione, consideratela una grande gioia. When tests and challenges come, quando le sfide e i test nella vita arrivano, we need to understand that that pressure, dobbiamo capire che quella pressione is forcing our faith life into the open. Sta forzando la nostra fede ad emergere.
and it's there we're revealing our true colors. Ed è lì sotto pressione che I tuoi veri colori emergono. Anybody can put on a show when things are going well. Tutti possono far vedere qualcosa. But when things go wrong, ma è sotto pressione, when you're under pressure, quando sei proprio lì your faith is revealed. Che si vede davvero se sei una persona di fede. Come on, I want to say whatever you're up against right now. Qualunque cosa tu stai affrontando in questo tempo. Not only do you need it, non solo ce n'è bisogno, but you can handle it. Ma tu puoi farcela. I can feel it. There's real pressure in this room. Oh, posso sentirlo. Alcuni di voi stanno affrontando pressione. For some, it's just to put food on the table. Per alcuni, magari arrivare a fine mese. For others, it's to live up to others' expectations. Per altri, è adempiere quelle che sono le aspettative di qualcun altro. Some of us have deadlines to meet. Altri hanno delle scadenze assolutamente da coprire. For some, there's the pressure just to remain pure. Per altri è una pressione, sono sotto pressione nel restare puri e santi. And there's this pressure to go one way. E c'è pressione che ti spinge da una parte. But you know God's directing you another way. Pressione che ti spinge dall'altra, ma Dio ti sta dirigendo. What are you going to do under pressure? Cosa farai sotto pressione? Are you going to collapse? Are you going to give in? Sarai uno di quelli che getta la spugna? Are you going to whinge? Che molla? Or are you going to count it all joy? Che si deprime? Oppure come dice Giacomo, considerate grande gioia quando vi trovate in prove svariate. Because James, in the book of James 1 verse 2, it says count it all joy. Giacomo 1:2 dice considerate, abbiate in voi grande gioia when you fall into various trials. Quando avete prove. No, that doesn't make sense to our natural mind. Ora la nostra mente non comprende questo. But James is saying, if you do the math from a divine perspective. Ma qui Giacomo dice, se comprendi quello che dico dalla prospettiva di Dio, you have a reason to be happy. Tu troverai la gioia in qualunque situazione. Because knowing what that pressure is going to produce within you. Sai perché? Perché sai che sotto pressione uscirà il meglio da te. Come on, for too long. Per troppo tempo. Christians have heard the word of God. I cristiani hanno sentito la parola. And then get under a moment of pressure. E poi come è arrivata un po' di pressione? And given up. Hanno mollato. But Equippers Church. Ma nella chiesa Equippers. Is not a church that's going to fold when it comes to pressure. Noi non crediamo nel gettare la spugna sotto pressione. How many know we're going to be under pressure in this next season? Quanti di voi sanno che per entrare nella prossima stagione dobbiamo superare certe pressioni? We're going to be under pressure because we've got a big vision. Noi dobbiamo e affrontare le affronteremo queste pressioni perché chi ha una grande visione. I say to our church back in Auckland. Deve sempre abbattere nuovi muri. We're either going to reach our city. Io dico sempre in chiesa da me a Auckland, o raggiungiamo la nostra città. Or we're going to close our doors. Oppure chiudiamo. We're not just going to exist. Noi non vogliamo solo esistere. Because that's religion. Perché esistere solo per esistere è religiosità. And because we've got a big vision. Noi crediamo davvero che Dio ci ha chiamato alla città. There's a pressure that comes with that. E proprio perché crediamo questo e ci lanciamo verso questo, nuove pressioni dovremo affrontare. But if we find God in the middle of it, ma se noi riusciamo a trovare Dio proprio lì sotto pressione, it's there we grow. È lì che cresciamo. And we become everything that God's intended us to become. E diventiamo tutto quello che Dio ci chiede di diventare. Come on. I love the fact that the people right around the world right now. Amo il fatto che in tutto il mondo, in questo momento, through Equippers churches, attraverso le varie chiese Equippers, are just joining together, believing they can impact their world. Stiamo credendo in Italia, in Europa, come dall'altro lato del mondo, che noi possiamo cambiare il nostro mondo. Just 2 weeks ago in Auckland, 2 settimane fa, nella mia città, our 13 to 18 year olds got together, I nostri adolescenti dai 13 ai 18 anni just believing that God wanted to do something significant in their high schools, hanno iniziato ad organizzare qualcosa nelle loro scuole superiori. They ran an event,
e si sono messi in testa di fare un evento. It had no guest speaker, no special band. Non avevano una band speciale o un predicatore speciale. They did it all themselves. Hanno fatto tutto da soli. They saw 1,138 e hanno organizzato un evento con i ragazzi della loro scuola e 1,138 ragazzi dai 13 ai 18 anni sono arrivati. And wait for this, wait for this. Aspettate perché il meglio deve ancora venire. And 400 of them gave their hearts to Jesus. 400 hanno dato la vita a Gesù in un incontro. Right now in the Philippines. In questo preciso momento nelle Filippine. We're preaching the gospel in prisons. Dio ci ha aperto la porta nelle prigioni. And do you know, last week in the women's prison alone. E l'altra settimana solo nelle prigioni. A whole of them got saved. C'è stato un numero incredibile di salvezze. Yeah, that was a wee while ago. E pochissimo tempo fa. And we thought we've got to baptize these people. Mentre eravamo lì, quando abbiamo iniziato il ministero nelle prigioni, so we asked if we could do a baptism in the prison. Appena i primi convertiti ci sono stati, abbiamo chiesto ai custodi, possiamo fare un servizio battesimale in prigione? And last week in the woman's prison, e nella prigione delle donne, lo abbiamo fatto la settimana scorsa, 89 women got baptized. 89 donne nella prigione si sono fatte battezzare. Declaring their faith in Jesus. Dichiarando la loro fede in Gesù. Saying my old life is dead and buried. Sai che quando vieni battezzato stai affermando la mia vecchia vita è sepolta. And now I have a new life. Quando esci da quell'acqua la mia nuova vita inizia ora con Cristo. Come on, we can change the world. Noi possiamo cambiare davvero il mondo. If we just believe who's on the inside of us. Se noi lo crediamo davvero dentro. Okay, just quickly, four things that you need to do when you're under pressure. Voglio darvi quattro chiavi che potete usare quando vi trovate sotto pressione. Four things that you need to hold on to. Siete pronti? Quattro chiavi che dovete fare vostre quando siete sotto pressione. When you're under pressure, the first thing that you need to hold on to. La prima cosa che devi sapere quando sei sotto pressione. Is number one, perspective. È che devi avere una prospettiva corretta. How many know when you're in the middle of something it's easy to lose perspective? Quando sei in una difficoltà è facile perdere di vista l'obiettivo. If you ever studied before. Se hai mai studiato a scuola, and you've got exams coming up, ti sarai trovato a volte a dover affrontare tanti esami and assignments due, e compiti da fare a casa. It can seem like it's never gonna end. E certe volte, quando ti trovi in quelle situazioni, sembra la fine del mondo. And when you're in the middle of it, staying up late, sei sveglio la notte fino a tardi, doing all-nighters, studi, fai tutti i test possibili e immaginabili. Is this worth it? E poi pensi, ma ne vale davvero la pena? Arriverà mai una fine? And you wanna quit. E vorresti a volte mollare. But how many know it's just a season? Ma quanti sanno che quella è solo una stagione? For those who are single out there. Oppure per quelli di voi che ancora non sono sposati. You know, sometimes you can think, will ever I get married? Se sei single pensi, mamma mia, ma mi si prenderà mai qualcuno? Am I ever going to find the right one? Troverò mai la persona giusta. By the way, church is a good place to find the right one. A proposito, stando in chiesa potresti davvero incontrarla. Just look across the room right now. No, don't do that. Guardati intorno adesso, sto scherzando. But yeah, you can think, oh, when is it ever going to happen? Ma a volte arrivi a un punto dove dici, ma succederà mai? And the temptation is to do it the world's way. E la tentazione è provare a farlo nel modo del mondo. Rather than God's way. Anziché nel modo di Dio. Come on, if you're parenting young kids, how many know it's easy to lose perspective? Se sei genitore di bambini piccoli, anche tu potresti facilmente perdere la prospettiva. Especially when they're up all night crying. Soprattutto quando piangono tutta la notte. And you have to stay up all night. E devi rimanere sveglio. How many know all night is a long time when a baby's crying? Quanti sanno che la notte sembra molto più lunga quando il bambino piange? It goes really fast when you're asleep. Quando dormi vola.
But when a baby's crying, ma quando il bambino piange, it seems like an eternity. È un'eternità quella nottata. And right there, it's easy to lose perspective. E in quel momento potresti perdere la prospettiva. Come on, when you're sick, quando stai male, yeah, you can think, am I ever going to get better? Potresti pensare, guarirò mai? See, when you got a bad, quando stai male, you need to remind yourself, devi ricordarti, I can handle this. Qualunque cosa tu stai affrontando, ricorda a te stesso, io posso farcela. It's just a season. È solo una stagione. What I take comfort in, dov'è che trovo fiducia io? I always think of people who have got it worse than I have. Trovo fiducia nel guardare quelli che stanno peggio di me. There's somebody else who's got it worse than you. Certe volte se ti guardi troppo ai tuoi problemi, sembrano così grandi. But so often we can think nobody understands. Pensi nessuno mi capisce. Nobody has to go through what I go through. Nessuno deve passare quello che io ho passato o l'ha mai passato. But there's a comfort in knowing that somebody's being dealt a worst hand. Ma se tu capisci che c'è qualcuno che ha superato qualcosa di molto peggio, but still got a good attitude. Ed è riuscito comunque a sorridere. And what the right perspective does, ha mantenuto l'attitudine giusta, it helps you get a good attitude. Quello ti farà capire che una prospettiva sana ti farà mantenere un'attitudine sana. Why is the book of Job in the Bible? Perché c'è il libro di Giobbe nella Bibbia? Because let's face it, none of us have it as bad as Job. Parliamoci chiaro, nessuno di noi vive situazioni dure come le ha vissute Giobbe. He lost everything in a moment. Ha perso tutto in un momento. Children, houses, businesses. Figli, lavoro, case. I reckon God put the book of Job in the Bible. Io credo che il libro di Giobbe sia nella Bibbia. To remind us that we haven't got it that bad. Per ricordare a tutti noi che dopo tutto a noi non ci va così male. In fact, in Job chapter 1, he said, "Naked I came into the world." Quando leggiamo il libro di Giobbe al capitolo 1, "And naked I shall go out." Dice la scrittura, "Nudo sono arrivato e nudo me ne tornerò." "The Lord gives, the Lord takes away." Il Signore dà, il Signore toglie. "But blessed be the name of the Lord." Ma sia benedetto il nome del Signore. And the Bible says, "And in all this, in all of his problems." E in tutto quello che Giobbe ha vissuto, dice la scrittura, "Job did not sin." Non ha mai peccato. "Nor charged God with wrong." Non ha mai dato la colpa a Dio per le cose sbagliate che viveva, le cose brutte. Some of us right now we think we've got a right to be angry. Alcuni qui per molto meno pensano di avere diritto ad arrabbiarsi con Dio. A right to be negative, a right to have a bad attitude. Diritto per essere negativi, diritto per avere brutte attitudini verso gli altri. You don't understand what I'm going through. Ma tu non capisci quello che sto vivendo io. See, I was in hospital for 42 days. Vedete, io personalmente sono stato legato a un letto di ospedale per 42 giorni. Diagnosed with an incurable disease. Diagnosticato con una malattia incurabile. I thought I had a right to have a bad attitude. In quel periodo io pensavo di avere tutte le ragioni per essere arrabbiato. I was being quite short and sharp with my wife. Ero molto tagliente quando parlavo con mia moglie. Because I was in a lot of pain. Perché lei non capiva il dolore che viveva. And the Holy Spirit had to come to me. E un giorno lo Spirito Santo su quel letto mi ha parlato. Said, "Sam, if you got a bad attitude." E mi ha detto, "Sam, se tu continui a mantenere una cattiva attitudine, it's because you've chosen to have a bad attitude. È perché hai scelto you di mantenere una cattiva attitudine. Non permettere alla tua situazione and he took me to a verse in Corinthians, di determinare la tua attitudine. Where it says you'll never be past, God will never allow you to be pushed past your limits. E mi ha portato in un verso nella scrittura che dice Dio non permetterà mai che tu sia provato oltre le tue forze. He will always provide a way of escape. Ma nella prova Dio farà sempre una via affinché tu ne esca. Come on, there's somebody who's got it worse than you right now. C'è qualcuno che la sta passando più dura di te da qualche parte. But they've got a better attitude. Ma si comportano e hanno un'attitudine molto migliore. Come on, if you're under pressure, se sei sotto pressione, count it all joy. Consideralo una gioia. Because God's at work. Perché Dio è dalla tua parte. And you've got to maintain a right
perspective. Ricorda la prospettiva giusta. Ciò che ti aiuterà. Deals with your attitude. La prospettiva ti aiuta nell'attitudine. But the second thing you need to do, la seconda chiave che voglio darti stamattina, is you need to learn to persevere. È che devi imparare a perseverare. Because perspective deals with your attitude. Ora la prospettiva ti aiuta a livello di attitudini, comportamenti. But perseverance deals with your character. Ma la perseveranza ti aiuta a livello caratteriale. In Romans, Paul talks about this. Nel libro di Romani Paolo dice. He says, "I glory in tribulations." Dice io mi glorifico nelle tribolazioni. Who does that? Ma chi sano di mente farebbe mai una roba del genere? Glory in tribulations. Ti glori nelle tribolazioni? Paul's been smoking the same stuff that James has. Probabilmente Paolo e Giacomo avevano lo stesso spacciatore. It doesn't make sense to our natural mind. Perché per la mente umana non ha senso rallegrarsi nella prova, gloriarsi nella tribolazione. To count it all joy when you face various challenges. Considerare gioia davanti alle sfide. To glory in tribulations. Gloriarsi nelle tribolazioni. But he says, I want you to glory in tribulations. Ma Paolo ha detto voglio che lo facciate. Knowing that it produces perseverance. Perché questo produrrà perseveranza. And then perseverance produces character. E la perseveranza produrrà carattere. And character hope. E il carattere darà nuova speranza. And in Romans chapter 5 he says this hope will not disappoint. In Romani lui dice che la speranza in Dio non delude. Because the love of God has been poured out into our hearts. Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. By the Holy Spirit who was given to us. Per mezzo dello Spirito Santo, Romani 5:5. So what do problems produce? Quindi che cosa producono i problemi? They produce perseverance. Loro producono perseveranza. Perseverance produces character. La perseveranza rafforza il tuo carattere. And character produces hope. E il carattere sanato da Dio produce speranza. A hope that does not disappoint. E la speranza non delude. One of the greatest things that we can possess is hope. Una delle cose più belle che dovremmo sempre avere è speranza. And pressure. Quando sei sotto pressione, the end result of persevering, ricordati, sii perseverante, perché il premio della perseveranza is hope. È una grande nuova speranza. Yeah, I don't have a hope of playing a good tune on the keyboard. Ora io non spero di imparare un giorno a suonare il piano. I did lessons when I was very young. Quando ero giovane ci ho provato a fare un po' di corsi. But because I didn't practice, ma proprio perché non ho mai fatto pratica a casa, and because I didn't persevere, e perché non ho avuto perseveranza, the only thing I can play today is Mary Had a Little Lamb. L'unica canzone che posso cantare è Kumbaya. I'm not free to be able to play a good tune on this keyboard. Non sono bravo a suonare qualunque cosa su questo piano. I'm free to make a noise. Posso fare un po' di rumore, but I'm not free to play because I didn't persevere. Ma non so suonare davvero bene. Perché? Perché mi è mancata la perseveranza. And there's no hope of you liking what I play. E io non ho nemmeno la minima speranza che se mi metto a suonare qualcuno dirà ammazza quanto è bravo. Sometimes we're blaming the devil for stuff. A volte noi diamo la colpa al diavolo. That simply comes about as a result of lack of discipline. Per alcune cose che stiamo vivendo solo a causa di una mancata disciplina. The devil has no power. Il diavolo non è così potente come pensate. He has no authority. Lui non ha autorità. And sometimes God doesn't want you just to knock something over in a single punch. E certe volte tu riesci con un solo colpo ad abbattere un muro. He puts us in situations and circumstances. Ma altre volte noi siamo in situazioni e circostanze. Where he says you're going to have to outlast the attack. Dove Dio ti dice voglio che impari a restare in piedi e a resistere a questo attacco.
You just need to be the last man standing. Devi imparare a restare in piedi nonostante i colpi. So the first thing you need to do is you need to hold on to perspective. Quindi la prima cosa è prospettiva. Second thing you need to persevere. La seconda cosa è perseveranza. Third thing you need to do is you need to hold on to the promise. La terza cosa è afferra le promesse. See, perspective deals with our attitude. Vedete, la prospettiva ha a che fare con le nostre attitudini. Perseverance deals with our character. Ma la perseveranza con il nostro carattere. But the promise is where we get our confidence from. Ma la promessa è dove noi prendiamo e da dove noi prendiamo fiducia. The writer of Hebrews in Hebrews chapter 10. L'autore degli Ebrei in Ebrei 10 says, "Don't throw away your confidence." Dice: non gettate via la vostra fiducia. It has a great reward. Perché avrà una grande ricompensa. It says, "For after." It says, "For you have need of endurance." Perché se voi restate fermi, so that after you've done the will of God, e avete fatto fino in fondo la volontà di Dio, you may receive the promise. Voi riceverete la promessa. See, God will bring it about. Dio è colui che ti porterà oltre le difficoltà. But he's looking for a people who are confident. Fino alla sua promessa, ma lui ha bisogno che tu diventi coraggioso, not gonna waver in what God has said. Che diventi stabile, fiducioso su quello che Dio ti ha promesso. We believe that this church is born to take a nation. Noi crediamo che siamo nati come chiesa per conquistare la nazione. You may say there's only a couple of hundred here right now. Forse qualcuno potrebbe dire ma siamo giusto un paio di centinaia. But I'm confident in the years to come. Ma io ho fede in Dio che negli anni che verranno. We're going to have thousands of people. Noi vedremo migliaia di persone. I'm confident God wants us to reach the city. Io credo che Dio voglia raggiungere la città. I'm confident that God wants to do a work among our young people. Io credo che Dio voglia raggiungere i giovani. Why? Because He promises it. Perché? Perché Dio lo promette. That His praise will go from one generation to the next. La sua lode sarà passata e tramandata di generazione in generazione. Confidence and joy are a huge weapon against the enemy. Coraggio e gioia sono armi potenti contro il nemico. Here's the deal: in the kingdom, if you want joy, nel regno di Dio, se tu vuoi gioia, you have to rejoice to get it. Devi rallegrarti prima che ce l'hai. In the world, nel mondo, you do stuff because you feel like it. Fai cose perché ti senti di farle. Feelings determine your actions. Cioè, in altre parole, nel mondo lì di fuori sono i sentimenti che ti guidano. But in the kingdom is different. Ma nel regno è diverso. When you do the right thing, nel regno, quando fai la cosa giusta, feelings follow. I sentimenti arrivano. So many people say, "Well, I don't want to be a hypocrite." Alcuni dicono, beh, ma sarei un ipocrita a fare così. Well, as a believer, you're only hypocritical. Come credente, when you are governed by your feelings, tu sarai ipocrita se permetterai ai sentimenti di guidarti nella fede. Because we are believers, we're called believers. Perché noi siamo appunto chiamati credenti, not feelers. Non sentimentaloni. Hello. You c'è qualcuno me? In casa? Okay, last one, my time's up. Il tempo è scaduto, vi do l'ultima chiave, dai. Is we need the number four. Punto 4. The power of the Holy Spirit. Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo. We've been given the gift of the Holy Spirit. Noi siamo stati graziati con il dono dello Spirito Santo. I love the story of Shadrach, Meshach and Abednego. Amo la storia dei tre uomini. How many know God didn't deliver them from the fire? Che erano stati gettati nella fornace ardente. He delivered them in the fire. Dio non li ha liberati dal fatto che andassero a finire nel fuoco. The story of Daniel in the lion's den. Dio li ha liberati nel fuoco. God didn't deliver Daniel from the lion. Dio a Daniele non l'ha liberato
dall'andare nella fossa dei leoni. He delivered him in the lion's den. Dio ha liberato Daniele nella fossa dei leoni. To prove his power. C'è potenza. Because greater is he that is within you. Quando andiamo dove Dio ci chiede di andare. Than anything in the world. Perché colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. I like an old preacher's statement. Mi piace una frase di un predicatore dei vecchi tempi. You know, right now, if you got trouble in your world, se tu oggi come oggi stai vivendo una qualsiasi situazione nel tuo mondo, God wants to give you double for your trouble. Dio ti darà il doppio per tutto ciò che tu stai sperimentando. Now, what's come against you? Qualunque cosa stia venendo contro di te, has no power to stop you. Non ha il potere di fermarti. And where the enemies try to rip people off, il nemico vorrebbe derubare la gente. There, in that place, vorrebbe derubarli del loro destino. Is an inheritance. Ma voglio che tu sappia lì dove sei. The enemy attacks you where he attacks. Nella battaglia che stai combattendo. Because he knew the potential. Tu puoi farcela. He knew the promise. Il nemico sa cosa Dio ti ha chiamato a fare. If there was no promise there, lui vede il tuo potenziale. He would have left you alone. Ecco perché vorrebbe fermarti. But because God promised something, se tu non avessi avuto God niente, gave you an inheritance in there, lui ti avrebbe lasciato solo. He thought, man, I'm gonna stop them. Ma tu sei un erede di I'm Dio. Gonna hinder them. Lui ha paura di I'm te. Gonna obstruct them. Lui prova a fermarti. But we've got to understand, we serve a God. Tu servi un Dio meraviglioso. Who's more powerful? Un Dio potente. Than any weapon of the enemy. Che ti farà trionfare sui tuoi nemici. And we declare, if God be for us, ti farà trionfare nelle who tue can battaglie. Be against me? Questo è il Dio di cui ti sto parlando. You may have been diagnosed with a disease. Forse a qualcuno hanno diagnosticato una malattia. It's just a diagnosis. È solo una diagnosi umana. Don't let that diagnosis spark fear. Non permettere a quella diagnosi di avere autorità e intimidirti nella vita. Because you know what, fear is a self-fulfilling prophecy. Ogni volta che temi qualcosa, la attiri, diventa una autoprofezia. The enemy wants you to get anxious. Il nemico ti vorrebbe ingannare. The enemy wants you to stay up at night worried. Ti vorrebbe ansioso, ti vorrebbe togliere il riposo. But the Holy Spirit, ma lo Spirito Santo, wants you to walk with a supernatural confidence. Vuole che tu cammini in un potere, in un coraggio soprannaturale. Under pressure. Anche quando sei sotto pressione. What are you gonna do? Cosa farai? No, some of the most simple things under pressure can be hard. A volte anche le cose più semplici sotto pressione sembrano difficili. If there's a penalty shootout. If there is what? A penalty shootout. Se c'è un calcio di rigore. The game's on the line. In una partita all'ultimo minuto, lì quel calcio di rigore può determinare la partita. A professional player can get it in the back of the net every time when there's no pressure. Un calciatore professionista può fare gol a occhi chiusi quando non c'è pressione. But how many know under pressure the game changes? Ma quanti sanno che quando quel calcio di rigore ti può far vincere un mondiale, la pressione è là. Some of them are the hardest thing, the most simple things become hard. Le cose più semplici diventano più difficili sotto pressione. Without pressure you can do it every time. Senza pressione loro fanno gol a ogni tiro. The question is, can you do it when the pressure's on? La vera domanda per un campione è, farà gol sotto pressione? Are you going to stand up and be counted? Sarai tu una persona che resterà saldo in piedi davanti alle pressioni e di situazioni della vita. See, pressure, sai, la pressione produces power. Produce potenza. One of the most pressured moments in the Bible. Uno dei momenti della Bibbia dove questo è più chiaro was in the Garden of Gethsemane. Era proprio nel giardino del Getsemani per Gesù. Jesus was carrying the weight of the world. Gesù portava il peso del mondo. In fact, Gethsemane actually means olive press. E Getsemani significa luogo di pressione per le olive. How many know
the olive needs to be pressed for the oil to be extracted. Quanti sanno che l'olio d'oliva può uscire dalle olive solo una volta che sono sotto la pressa? If there's no pressing of the olive, se non c'è il pressare delle olive, there's no oil. Non ci sarà mai olio. Come on, if we want God's anointing on our life, se noi vogliamo l'unzione di Dio sulla nostra vita, we've got to embrace the pressing. Noi dobbiamo essere pronti ad abbracciare la pressione. Because it's from the pressing, perché è dalla pressione, that the oil is produced. Che l'olio fluirà. That's why two people can sing the same song. Vedete, due persone possono cantare la stessa canzone. And one's anointed and one's not. Uno però ha l'unzione, l'altro no. Two people can be working at the same job. Due persone possono provare a fare lo stesso lavoro. One can get results and one doesn't get. Uno è meraviglioso, l'altro è scarso. Both gifted. Forse entrambi hanno dei both doni. Work hard. Entrambi si impegnano. What's the difference? Ma qual è la differenza? It's the anointing. È l'unzione. The power of the Holy Spirit. Il potere soprannaturale dello Spirito Santo all'opera. Shall come upon. Che viene su una vita. Come on, this next season. In questa stagione davanti a noi. We're not just gonna do church. Noi non andremo di culto in culto. Come on, we're gonna believe. Noi crederemo in Dio. That there's going to be an outpouring of His Spirit. Crederemo per un riversarsi, un'effusione dello Spirito Santo. Come on, I want to speak to every dream. Io voglio parlare a ogni sogno. I want to speak to every disappointment. A ogni sogno che è stato per qualche modo chiuso. Because dispiaceri che ci sono nel cuore. I can feel the Holy Spirit in this place. Sento che lo Spirito Santo è qui in questo luogo ora. And something's about to be unlocked in this place. C'è qualcosa che verrà rilasciato in questo luogo stamattina. That's going to cause breakthrough. C'è una apertura del cielo pronta. Where you've been fighting hard. Tu hai combattuto duramente. And you've seen limited results. Ma hai visto poco risultato. God's about to break through. Ma Dio sta per aprire le and porte bring about del a cielo. Harvest that you haven't seen. E Dio sta per darti quello che tu non hai ancora mai visto. It's not going to be by your might. Non per forza. Not by your power. Non per eserciti. But it's going to be by His Spirit. Ma per lo Spirito del Signore. How about everybody just stand to your feet, right where you are? Se ci possiamo alzare in piedi tutti. Maybe just close your eyes and lift your hands. Alziamo le nostre mani, restiamo con gli occhi chiusi. Thank you, God, right now, for acceleration in the Spirit. Grazie, Padre, per un'accelerazione nello Spirito ora. Let there come an acceleration right now. Che ci sia un'accelerazione nello Spirito ora. We want more. Vogliamo di più. Come on, some of you just need to count it all joy. Qualcuno ha solo bisogno di sentirsi dire stamattina, considera una grande gioia. You came in heavy, you're gonna go out of this place different. Tu sei venuto qui in un modo, ma ne uscirai in un altro. Thank you, Jesus. We thank you for your anointing right here. Grazie per la tua unzione ora. The Bible says in everything give thanks. La Bibbia dice in ogni cosa date ringraziamento. For this is the will of God. Questa è la volontà di Dio. I want you for a minute or so. Voglio che per un minuto o due. For whatever you're going through. Qualunque cosa tu stai affrontando. Not to give God thanks for it. Non voglio che tu ringrazi Dio per quello che stai affrontando, but to give God thanks in it. Ma ringrazi Dio nel bel mezzo di quello che in stai affrontando. Give thanks. Qualunque cosa affronti, impara a ringraziarlo. For this is the will of God in Christ Jesus. Perché Dio vuole che tu impari a farlo. So I want you to lift your voice. Quindi dovunque tu sei in questo momento, apri la tua out bocca loud. Inizia ad alta voce and I want you just begin to give God thanks. A ringraziarlo.
nonostante quello che stai vivendo, nel bel mezzo di quello che stai affrontando. Ognuno di noi inizia a pregare ora, a ringraziarlo. Come on, thanksgiving is how we unlock heaven. Il ringraziamento apre il cielo. It's a password. È una password. It opens doors. Thanksgiving. Apre porte. Come on, thank God for every blessing in your life. In questo momento ringrazia Dio, ringrazia Dio, ringrazia Dio per ogni benedizione. Thank God that you're alive today. Ringrazialo perché sei ancora in vita. We give you honor, we give you praise. Onoralo. Thank you, Jesus. Thank you for release. Amen. 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 If you're in this place, se sei qui stamattina, and you came in under a cloud, e sei venuto qui e ti sentivi come sotto una nube, you came in feeling heavy, ti sentivi appesantito. You got some situations and circumstances where you're needing a breakthrough. Stai affrontando delle situazioni dove hai bisogno che Dio rompa qualcosa. I want you to lift your hands high right now. Apra il cielo su di te. Voglio che tu alzi le tue mani dal posto dove sei. Just where we are, if that's you. Se sei tu, alza le tue mani in questo momento. Together we're going to pray and declare breakthrough in Jesus' name. Insieme noi ora pregheremo e dichiareremo nel nome di Gesù. We thank you, God, for your favor. Grazie Padre per il tuo favore. We thank you, God, for your blessing. Grazie per la tua benedizione. Lord, and right now I declare. Padre, io ora dichiaro. Over every situation and circumstance. Su ogni situazione e circostanza. That's contrary to your purpose. Che non è per la tua opera, per il tuo proposito. We declare breakthrough in Jesus' name. Noi dichiariamo vittoria contro ogni situazione. Lord, I pray that you bring about healing. Noi Padre prendiamo autorità. That you deliver people. Nel tuo nome, that they'll be set free. E dichiariamo vittoria, liberazione. We break every power of the enemy. Noi spezziamo il potere del nemico. And we say he has no rights. E diciamo nemico, tu non hai alcun diritto. Non hai autorità. Over people's lives. Sulla vita delle persone. Lord, we declare we're blood-bought children of the Most High God. Dichiariamo che noi siamo figli dell'Iddio Altissimo. And the scepter of wickedness will not rest on the land allotted to the righteous. E dichiariamo che ciò che tu ci hai dato come eredità nessuno lo toccherà. And right now we receive your power. E ora riceviamo il tuo potere. Riceviamo la tua unzione. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Come on, just receive right now. Just receive. Ricevi, ricevi thank ora. Thank you, God, for ricevi. Breakthrough. We thank you right now. Grazie, 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 Padre. You're moving. Come on, just receive it right where you are. Riceveli dal posto dove sei. You don't need anyone to lay hands on you. Non hai bisogno di qualcuno che venga a pregare per te. Come Dio on, è qui. I want to teach you to access Jesus. Dio è for qui. For yourself, by yourself. È vicino a te. And right now, we thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Amen. How many have got that? Quanti come stamattina on, that, possono how, dire che sono pronti ad on, affrontare ogni pressione? Come on, let's give God a big clap of praise. Diamo un applauso di lode a Dio. Amen. Just before I finish, prima di salutarci, with every eye closed, vorrei che tutti possiamo chiudere gli occhi. Maybe you're in this place and you've never opened your heart to Jesus. Forse c'è qualcuno qui stamattina che mai ha aperto il cuore a Gesù. You don't know what it is to have a personal relationship with him. Tu non sai cosa significa avere una relazione personale con lui. I'm not talking about religion. Non ti sto parlando di una nuova religione. I'm talking about knowing Jesus personally and intimately. Ti sto parlando di avere un'intimità con lui, personale rapporto con Gesù. Today, if you've never opened your heart to him, oggi se sei qui e mai hai avuto un rapporto con Gesù, here's a good news, friend. God's a prayer away. Ho una buona notizia per te. Dio è dalla tua parte. Open your heart to him.
E se solo tu apri il tuo cuore a Lui, He'll come and meet you right where you're at. Lui verrà e ti incontrerà lì dove sei. Many people think they've got to do things to get right with God. Molte persone pensano quando aggiusterò la mia vita, allora mi accosterò al Signore. The Bible teaches us. Ma la Bibbia ci insegna. To get right with God, we just need to believe in our heart that Jesus is Lord. Che il primo passo per aggiustare la tua vita è invitare Gesù nel tuo cuore. And it says, and if we confess with our mouth. E la Bibbia dice che se noi lo confessiamo con la nostra bocca, that God raised him from the dead, we will be saved. Che Gesù è risuscitato dai morti, allora saremo salvati. See, friend, you can look for life in many different things. Possiamo cercare soluzioni in ogni angolo. But true life, ma la vera vita, is found in a relationship with Jesus. Si trova solo nel nostro rapporto if con you don't Gesù. Have a personal living relationship with Jesus, se tu non hai un rapporto personale con Lui, and you want to trust Jesus with your life today, e vuoi dare a Lui la tua vita oggi, in the moment I'm about to pray a prayer, aprire il tuo cuore a Lui oggi, fra un istante pregherò, and just with every hand down right now, e mentre tutti abbassano le mani ora, if you're saying, Sam, that's me, pray for me. Se tu vuoi dire Sam, prega just, insieme a me, just so I know who I'm praying with, voglio sapere con chi prego, chi vuole aprire il cuore a Gesù. What I want you to do is lift your hand. E allora se sei tu, ti voglio chiedere, alza la tua mano. And then once you lift your hand, I'll see it. E una volta che la alzi, io la vedo. And you can put it down. E poi puoi riabbassarla. God bless you over here. Dio vi benedica da over quel here. Lato. Dio ti benedica. Come on, if you're not living in right relationship se with Jesus. Se sai che non stai vivendo nel modo come Gesù ti chiede. And you want to give Jesus your heart, how about just lifting your hand right now? Dare il tuo cuore a Gesù. Alza la tua mano dal posto dove sei. Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio ti benedica. Amen. Amen. A whole lot of people are making this decision. Diverse persone stanno prendendo questa decisione. This is exciting. Questo è qualcosa di meraviglioso. Because how many know when one person gives their heart to Jesus? Quando una sola persona si rallegra. All of heaven rejoices. Si avvicina a Gesù, tutto il cielo si rallegra. And we need to join with heaven right now. Allora noi ci dobbiamo accordare con il cielo ora. Because there's a whole lot more than one. E gioire insieme a loro. Yeah. Amen. Amen. So what I'm going to get is Francesco to pray a prayer. Allora Francesco ora pregherà una preghiera. He will say a line. Pregherà e voi. And get you to repeat after him. Tutti ripeterete dopo di lui. You pray this prayer, you mean it in your heart. Se tu hai alzato la mano, prega questa preghiera dal profondo del tuo cuore. God is going to come and enter your life. Perché Dio vuole incontrarti. Amen. Amen. Vogliamo pregare tutti insieme come chiesa. Padre, stamattina voglio aprirmi a te. Aprire il mio cuore al tuo figlio Gesù. Ricevere il perdono, il riscatto che c'è nel sangue di Gesù versato sulla croce e cominciare da capo con te. Gesù, non vi sento chiesa, Gesù, tu sei il figlio di Dio, risorto dai morti. Io credo in te. Vogliamo dare un applauso di lode al Signore. Amen. Come on. Yeah. That's exciting. Wow. God's doing something amazing in this place. Dio sta facendo qualcosa di meraviglioso in questa chiesa. Don't take for granted what God's doing. Non prendetelo per scontato quello che Dio but sta I'm facendo. Believing in this next season there's going to be an acceleration. Io vedo che questa prossima stagione della chiesa sarà un'accelerazione. How many can believe for double? Quanti credono che possiamo raddoppiare velocemente? Come on, a double portion. Una doppia porzione di unzione. Come on, in businesses, double. I business che si possano raddoppiare. In homes, double favor. Doppio favore su qualunque cosa fate. Come on, where you believing for double, I want you to lift your hands se right tu now. Credi per il doppio, alza la tua mano in questo momento. From now to Christmas. Da ora
a Natale. We release a double portion of your anointing. Una doppia porzione sulla nostra vita. We pray for wide open doors. Una doppia porzione. We pray for your favor and your blessing. Tuo favore, Signore, la tua benedizione. Lord, we pray for our loved ones to be saved. Che i nostri parenti e amici possano essere salvati. We pray for a breakthrough and healings and miracles. Guarigioni, miracoli. Lord, give us double, we pray. Il doppio, Signore, ti chiediamo. We thank you, God, you're a good God. Tu sei un buon Dio. And you don't withhold anything from us. E tu non trattieni nulla da noi. Come on, for 30 seconds, can we all lift our voice? Per 30 secondi vogliamo tutti insieme iniziare a magnificarlo, a lodarlo. Double. Per la doppia porzione. Come on, let's believe for double. Crediamolo. Nel nome di Gesù, il doppio. Wow, grazie.